Ciao a tutti, io sono Letizia del Basso e vi do un caloroso benvenuto a questo evento che si intitola Un concerto per amore. Allora, come avrete notato, è un evento un po' particolare, cioè io non ho mai fatto una cosa del genere, però ho pensato di pre-registrare una serie di video che poi vanno a comporre questo concerto. E questo ovviamente l'ho fatto a livello qualitativo perché ho pensato se poi mi va via il wifi durante la live streaming è un casino. Quindi spero che, cioè, vi ringrazio per essere qui e ascoltare. Vi racconto che tempo fa ho avuto l'idea di fare questo concerto e ho pensato in particolare di farlo su una tematica, cioè l'amore, come avete visto dal titolo. Di fatto tutte le canzoni che io vi canterò, che voi ascolterete adesso, parlano di questo. E ho pensato, chi non ha mai provato amore? L'amore per la famiglia, l'amore per gli amici, per la ragazza, per un ragazzo. C'è chi pensa che l'amore sia qualcosa di positivo, altri di negativo. Ci sono tante conseguenze e sensazioni ed è un tema così vasto che è stato difficile scegliere anche quali sono le canzoni da proporvi oggi. Ho scelto quelle che vedete perché sono alcune che mi sono entrate nel cuore e sono rimaste, quindi ognuno, credo, di voi avrà certamente delle canzoni d'amore che sono preferite. Per me alcune sono queste che vi propongo oggi. Quello a cui tengo a precisare è che mi piacerebbe molto e spero veramente di trasmettervi anche solo un po' di tutto quello che questi autori hanno messo in queste canzoni. Ogni canzone ha una storia diversa, non ve la faccio troppo lunga, quindi non ve le racconto tutte, però storie magari di che cosa si prova quando si è innamorati, storie, la storia di quest'amore, di cosa fa provare. Quali sono le sensazioni che fa battere il cuore? Quindi sono un po' una serie di canzoni che spero veramente vi piacciono. E prima di cominciare ad ascoltare, volevo anche dirvi che so che questi mesi non sono stati facili. Non è facile nemmeno adesso con il coronavirus e ammiro davvero tanto il coraggio che stiamo dimostrando tutti per affrontare questo problema. E mi piacerebbe con questo piccolo concerto darvi un messaggio importante, cioè quello di approfittarne, di approfittare di questo tempo per dire, per dimostrare alle persone a cui volete bene il vostro amore. Perché noi diamo molte volte le cose per scontato, siamo sempre di fretta, lo sono anch'io molte volte. Però una cosa a cui tengo tanto è proprio questo, cioè il dire, ma non solo il dire, proprio il dimostrare questo amore per gli altri. Io spero che questo sia il messaggio che vi arrivi con questo concerto e mi piacerebbe che ognuno di voi, dopo questo concerto o mentre guardate il concerto, mi piacerebbe che mandiate un messaggio, chiamate qualcuno. O vediate qualcuno e diciate quello che provate. E vi chiedo veramente di cogliere questa opportunità e di farlo con un messaggio, con qualsiasi cosa, magari anche condividendo questo concerto, mi farebbe molto piacere. E spero veramente che questo messaggio arrivi a più persone possibili, perché è la cosa a cui davvero tengo di più. Non mi resta quindi che augurarvi una buona visione del concerto e sperando veramente che vi piaccia.